Manfredonia, 29 giugno 2021, siamo qui alla 31esima puntata di Giuro di Fare. Classe 1986, regista Sipontino, fin da 13 anni dietro la macchina da presa. Diamo un caloroso benvenuto a Stefano Simone. Grazie, grazie a tutti. Stefano, bandiere e primavere. Il tuo ultimo lavoro presentato 2 settimane fa nell'aula di Montecitorio. Narraci, spiegaci, da cosa viene l'ispirazione? Come mai hai deciso di fare questo film? Allora, l'idea è della, diciamo, della famiglia Castrignano. Un giorno mi hanno contattato la signora Lina Grilli e il figlio Fabio Castrignano per sottopormi alla lettura del libro, appunto, Bandiere e Primavere, scritto da Salvatore Castrignano, compianto sindacalista di Manfredonia, mancato qualche anno fa. E mi hanno sottoposto questo libro chiedendomi se era il caso, se si poteva realizzare qualcosa, insomma, un documentario, un film di finzione, qualunque cosa. Dopo aver letto il libro, che ho trovato subito molto interessante, abbiamo deciso appunto di realizzare un vero e proprio lungometraggio che narrasse appunto l'attività politica ma sindacale soprattutto di Salvatore Castrignano, un'attività vicinissima praticamente al mondo dei lavoratori. E dunque il film è in sostanza un film biografico, appunto, che narra tutta la crescita e l'attività nei secondi 2/3 di film di Salvatore Castrignano. Quindi ecco, un film biografico a tutti gli effetti, e tra l'altro è anche uno spaccato di storia di Manfredonia, chiaramente, perché tutte le vicende sindacali che vengono raccontate nel film sono tutte vicende realmente accadute, quindi è proprio uno spaccato di storia della nostra città. Stefano, andiamo agli inizi. La tua passione del cinema, da dove deriva questa passione per questa arte, perché alla fine è un'arte, e quali sono i tuoi modelli di riferimento, i modelli che ti hanno ispirato? Allora, la mia passione per il cinema nasce all'età di 8-9 anni, quando vidi Lo Squalo di Steven Spielberg, il mio regista preferito in assoluto. Fu una visione proprio che è il mio, chiaramente Lo Squalo è il mio film preferito, l'avrò visto veramente milioni di volte. È un film che proprio mi ha segnato sotto vari punti di vista, da un punto di vista narrativo soprattutto, perché è il primo film che evidenzia il ritardo dell'Enunciazione, cioè questa cosa che Lo Squalo per più di un'ora non lo vedi. E fu una cosa che mi colpì tantissimo, appunto proprio questo escamotage particolarissimo, fino ad allora mai utilizzato, appunto di questo mostro che mangia i bagnanti e tu non lo vedi per un'ora praticamente, quindi ecco la suspense che viene creata facendo vedere niente. E poi un film che mi ha segnato anche appunto da un punto di vista tecnico, cioè Lo Squalo alla fine è il film che segna un cambiamento di svolta sia nella New Hollywood ma sia anche proprio da un punto di vista registico, perché fu il primo film proprio in cui Spielberg sperimentò dei movimenti di macchina particolarissimi, per cui ecco, è un film veramente epocale sotto ogni aspetto, e mi colpì, nonostante io all'epoca chiaramente non conoscevo il cinema, ero ignorante in materia, ecco, avendo solo 8-9 anni, però nonostante questo rimasi molto colpito da questi escamotage narrativi e tecnici di Steven Spielberg, e da lì capii soprattutto che dietro un film c'è il regista. E da allora mi è esplosa proprio questa passione smisurata per la regia cinematografica, e da allora dissi da grande voglio fare il regista.
passione che continua tuttora. Cresce minuto dopo minuto. Perfetto. Dal passato passiamo al futuro. Prossimi progetti? Allora, diciamo che il prossimo progetto è anche abbastanza imminente, perché lo dovrei girare tra ottobre e novembre. È un thriller, anche questo su commissione, la produzione arriva da Bologna, ed è un thriller ma con venature semi-paranormali, più o meno. Si svolge quasi tutto in una clinica psichiatrica. È un film, tra l'altro, quasi tutto al femminile, cioè tolto due o tre attori uomini, per il resto le protagoniste sono tutte donne. E come dicevo, è una sorta di thriller paranormale, diciamo anche potrebbe ricordare anche un po' Il Sesto Senso. Anche questo un lungometraggio? Sarà assolutamente sì, penso durerà su un'ora e mezza, sì, un lungometraggio a tutti gli effetti. Ok. Una vita nel mistero, gli scacchi della vita, fuoco e fumo, una rosa blu, questi sono vari film, lungometraggi, cortometraggi che tu hai realizzato. In tutto il tuo percorso cinematografico, quanto è stata importante Manfredonia? Quanto ha contato Manfredonia per te? Importantissima, si può dire praticamente determinante, perché io... Allora, Una Rosa Blu, quello che hai nominato tu, è girato a Torino, è un film commissionatomi dall'Istituto Tecnico Sommelier di Torino. Per il resto, tutti i miei lungometraggi, diciamo tutti, quasi tutti i miei cortometraggi, sono tutti realizzati a Manfredonia. Manfredonia, per quanto mi riguarda, è sempre stata una terra che mi ha aiutato tantissimo per quanto riguarda, ecco, proprio le maestranze, le professionalità che ho trovato sempre sul posto, sia quando ho realizzato film con scolastici, con dei ragazzi, e sia quando ho realizzato film più con, diciamo così, persone adulte, va. È anche un po', perché non ci scordiamo che Bandiere e Primavere è realizzato anche in collaborazione con il Tognolo di Manfredonia. Lo staff tecnico sono tutti ragazzi del Tognolo di Manfredonia, e mi sono sempre trovato stupendamente, per cui ecco, a Manfredonia non so se sono stato fortunato, ecco, però ho sempre trovato maestranze meravigliose proprio. Avendo sostenuto tu Manfredonia, quindi credi che Manfredonia stessa ti abbia sostenuto, e poi quanto credi che questa città possa sostenere, o quanto sostenga, i futuri registi, i ragazzi appassionati, futuri attori, futuri sceneggiatori che vorranno fare questo lavoro? Ma allora, io parto dal presupposto che, a mio avviso, Manfredonia è un paese ricco di talenti. Non lo dico per campanilismo, ma secondo me è una cosa vera. In ogni campo, tra l'altro, sia artistico che sportivo, io credo che, secondo me, si fa in modo di ampliare le vedute, ecco, di spingersi anche oltre, di pensare ai prodotti in maniera internazionale, quindi anche da esportare non soltanto al di fuori dei confini pugliesi, ma anche all'estero. Cioè, secondo me, se si ragiona in grande, pur non avendo magari mezzi faraonici, hollywoodiani, ma mettendo a servizio dei pochi mezzi che si hanno il talento delle maestranze locali, secondo me anche in futuro si potranno tirar fuori prodotti molto molto interessanti, e che soprattutto possano valorizzare proprio il territorio, ecco. Quindi io sono fiducioso, per quanto riguarda il futuro. Chiaramente poi, bisogna vedere, quando si fanno prodotti di questo tipo cinematografici, ci sono vari problemi che si devono affrontare, e il più delle volte ci si ferma, e non parlo solo di Manfredonia, chiaramente ci si ferma al primo ostacolo. Bisogna partire, ecco, con la consapevolezza che realizzare prodotti di alto livello con pochi mezzi
comporta sicuramente tanta fatica, tanto lavoro, tanti sacrifici, bisogna mettere in evidenza questa cosa, però quando c'è la passione e, ripeto, il talento, secondo me si arriva ovunque, si arriva. Quindi sei fiducioso verso il futuro? Sì, sì. Perfetto, allora speriamo che questa fiducia venga ricambiata. Noi ringraziamo di nuovo Stefano Simone per essere stato nostro ospite, e questo è Giuro di Fare.